Click! Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Usona Barcalcio. Video velocissimo di informazioni sul fantacalcio, che sappiamo è iniziato ed è iniziato anche qui su questo canale, sia per quanto riguarda la Lega, la competizione che coinvolge tutti coloro a cui vogliono partecipare. Adesso magari qua in sovraimpressione metto anche gli estremi di come si può partecipare, perché si può partecipare anche cammin facendo, perché il format lo prevede. A tal proposito io dico già, è stato ricambiato rispetto a quanto si era detto ed è ritornato al format dello scorso anno, perché è meglio così. Per quanto invece concerne, no, la Lega privata, cioè i primi 9, che poi sono i primi 10, perché fortunatamente qui presente sottoscritto, insomma non che lo dito, era finito nei primi 10, a cui si era promesso una Lega privata, ok, quindi il classico fantacalcio a 10 squadre. Vi ho mandato nella giornata di ieri per email tutte le informazioni utili e necessarie per parteciparvi e per farvi sapere che il 6, ok, dalle 19:30 inizierà l'asta, però in email vedrete come si svilupperà. Dunque prendiamo questo spazio sia per andare a vedere come sta andando la classifica generale del Fanta a cui tutti partecipano, e anche appunto vi faccio passare le immagini del regolamento per la Lega privata, ma una roba veramente velocissima. Quindi come sempre iscrizione, condivisione, mi piacino ed iniziamo subito. Allora, condividiamo qua la schermata, andiamo prima a vedere il Fanta Luisona Barcalcio, cioè quelli dove tutti vi partecipano, e vediamo come nella classifica dopo 3 giornate ci sia il Dinamo Ritardella primo addirittura con 48 punti, complimenti a Avellino Banfi, che tra l'altro mi sembra sia tra i 10 che parteciperanno alla Lega Private, già secondo Arrogandi, Real Colizzati, Galatasaray, River Plate, Scarsuolo e le altre che vedete. 28esimo il dottor Luisona, che sta andando veramente veramente male, ma ci rifaremo. Per quanto invece riguarda il Fanta Luisona Barcalcio prima edizione, dove come vedete parteciperanno codeste squadre che sono state tutte contattate via mail, va bene, vi faccio passare velocissimamente, se riesco a ricordarmi come si fa, il regolamento, così che lo possiate vedere anche da qua. Ovviamente vi fate il salva, vi fermate il video, non le sto a raccontare, le vedete qua, vedete che comunque sono tutte informazioni che ho scritto nella mail, ma che adesso vi faccio anche passare qua. Sappiate dunque che il calciomercato, cioè l'asta, vedete il mercato, ma è di formazione personale, inizia il 6 settembre a questo orario qua. Ci saranno più round perché si fa asta smart, perché quella permessa e concessa dal sito, 9 round dunque, non 10 come forse erroneamente avevo scritto in mail. Queste sono le date che comunque vedete sull'applicazione da digitale delle leghe Fanta Calcio. Bene, direi di avere fatto vedere tutto, aver fatto arrivare le informazioni necessarie. Noi ragazzi ci si sente questa sera per le nostre considerazioni di rito, ok, le nostre riflessioni ulteriori che magari da qui anche a stasera emergeranno. Se avete a tal proposito delle curiosità, delle domande che vorreste fossero evase, magari questo è anche lo spazio giusto per proporre, chissà mai che stasera non si dia risposta. Va bene, permesso e concesso, grandissimo, fate sempre ovviamente campanaccio pastorale attivo e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchia da bar, allora il Fanta è attivo, eh? A mi raccomando ragazzi, che il 6 si inizia solo poi. I giocatori prendi, fatemi Castro e Dallinga, unico 2 titolare, vamos, lasciate.